Ciao, sono tornata. Allora, ciao ragazze, è tantissimo, ma proprio tanto, tanto, tanto che non faccio video. Questa è stata una pausa molto, molto lunga rispetto ad altre che c'erano già state, ma che magari erano state di qualche mese. Invece credo che questa volta si parli all'incirca di un paio di anni. Sono cambiate tantissime cose. All'inizio, allora, mi sono trasferita, mi sono sposata. All'inizio, cambiando casa, non ho potuto proprio continuare a fare video perché avevo proprio un problema di collegamento con internet. Poi nel frattempo ho cambiato anche lavoro, quindi diciamo che non ho avuto più tantissimo tempo. Adesso mi sono ripromessa di voler rifare appunto dei video, di prendermi comunque sempre un po' di tempo per me, di ritagliarmi questi momenti perché mi piaceva tanto appunto fare soprattutto i tutorial o comunque fare dei video concentrati sì, sul beauty, sui capelli e quant'altro. E come inaugurazione quindi di questo primo video, dopo tanto tempo vi ho fatto un video tutorial, quindi un video tutorial del trucco che faccio di più in questo periodo, molto facile, quindi una cosa proprio molto semplice, veloce e niente, spero che vi piaccia. Io intanto vi mando un grosso bacio e buona visione per il video. Allora, sono completamente struccata. Iniziamo con il fondotinta, uno dei miei fondotinta preferiti in questo momento, ma anche e soprattutto d'inverno, dato che ho la pelle, diciamo la zona T molto lucida, le restanti parti invece molto secche. Mi sono trovata benissimo con questo qui di Tarte, che è il Amazonian Clay Full Coverage Foundation. Ha protezione 15. Questo qui è un oil free e il colore è Tan Sand. Questo l'ho provato per la prima volta 2 anni fa a New York. Ancora non avevo mai comprato nulla di Tarte. L'ho voluto provare lì e devo dire che mi sono trovata veramente bene. Sono rimasta stupita perché dà un colorito molto uniforme. Anche da vicino non dà quell'effetto di tanto truccato, pur comunque avendo una buona coprenza. Allora, io lo metto un po' qui, così, e ho comprato anche il pennello, che è questo qui, molto cicciotto, sempre di Tarte. E con molta facilità faccio dei movimenti circolari. Anche il colore mi piace tantissimo. Ho azzeccato proprio il mio. Guardate già anche i pori. Cioè, guardate qua la differenza. Non so se dalla videocamera si percepisce, ma tra qui e qui c'è una netta differenza. Io non ho mai avuto una pelle molto bella, quindi anche a chi vi dice: "Ah, la pelle peggiora con tutte le cose che vi mettete in faccia." Diciamo che se poi fate una buona skin routine non influisce. Dipende molto proprio geneticamente come avete la pelle. E ne basta veramente poco. Io a volte tendo a toglierlo subito dalle labbra, perché diciamo che non mi piace poi avere l'effetto delle labbra truccate col fondotinta d'estate, intendo. Poi d'inverno magari devo mettere il rossetto, va anche bene. Allora, e questo così. Dopodiché metto un po' di correttore, non mi sto truccando tantissimo questo periodo, devo dire. Ed è questo qui il mio preferito in assoluto di Anastasia Beverly Hills, ed è il concealer numero 3, cioè ce l'ho da 2 anni e lo uso veramente tutti i giorni e ancora è così. Ne vado a mettere un po' qui così e anche un po' sotto le sopracciglia per definire il disegno, così anche se avete dei peletti che non avete tolto, che magari andate di fretta, io infatti ancora devo riuscire a sistemarmele.
va un po' a coprire. Poi questo qui veramente copre di tutto. Lo andiamo a tamponare con l'anulare. Lo adoro perché comunque si spalma molto facilmente. Vedete? E dà subito un'aria molto meno stanca. Adesso non si percepisce tanto la differenza perché appunto ho fatto questi puntini, ma se non avessi avuto niente si vedeva ancora, diciamo, un certo alone di occhiaia. Anche qui lo vado a sfumare. Allora, vado il meno possibile sulle sopracciglia perché ce le ho tatuate. Poi vi racconterò anche bene, magari farò un video proprio incentrato su questo, così se avete domande o cose, perché vi devo dire che è una delle cose che rifarei, perché mi sono trovata veramente bene e per me che naturalmente ho proprio un filo sottile sottile, devo dire che è stata una svolta. Allora, quello che rimane lo metto anche un po' qui. Quest'estate sono stata in Grecia, sono stata 10 giorni, mi ero abbronzata, però era un'abbronzatura strana perché quando sono tornata a Roma mi sono spellata subito e mi sono sbiancata. Allora, poi una matita che mi piace tanto è della Pupa, che è la Made to Last Definition Eyes. Questa è la numero 205, che è un marroncino. Allora, mi avvicino un po' con lo specchio, ne vado a mettere un pochino qui. Diciamo che a volte intervallo sia con questa o a volte con questo eyeliner che è di Kat Von D, che non ricordo il nome perché talmente l'ho utilizzato, cioè praticamente è cancellato. Poi magari vado a rivedere bene il nome e ve ne parlo perché anche questo ce l'ho da un annetto, anche questo lo utilizzo tutti i giorni, soprattutto d'inverno, e ancora funziona, quindi c'è veramente tantissimo prodotto. Vi ricordo che non l'avevo pagato proprio una stupidata, però comunque li vale tutti. Ecco, con questo pennellino così piatto ho sfumato leggermente in modo da dare questo effetto, diciamo, di codina simile eyeliner, però molto molto più soft. Poi anche, diciamo, quando si ha poco tempo. E poi faccio anche la parte sotto. Così, ma sempre molto molto poco prodotto, e la sfumo leggermente per andarmi a unire alla codina precedente ed faccio semplicemente un'ombra, niente di definito. La stessa cosa la faccio di là. Fatto questo, vado a prendere la mia palette Lingerie di NYX NYX e prendo il color vaniglia. Lo metto sia qui. Ecco, per illuminare un pochino, e lo spalmo leggermente anche qui. Poi con un pennellino da sfumatura, questo è di MAC, non c'è neanche più scritto, a forza di lavarlo, ma dovrebbe essere 2,17 se non sbaglio. Prendo questo qui e leggermente vado a colorare la piega per dare appena appena un po' di ombra. Poi d'estate non mi piace molto esagerare col trucco, tant'è questa cosa dell'ombra non la faccio neanche sempre. Poi sugli occhi non faccio altro che andare a mettere il mascara. Il mio preferito in assoluto, almeno degli ultimi anni, è il Vamp di Pupa. Prima, e anche infatti in altri miei video, forse di tanti anni fa, me ne avete sentito parlare male, ma perché trovavo sempre, cioè mi durava poco, lo compravo, lo aprivo, dopo una settimana era secco. Adesso lo sto comprando sempre a un outlet, perché è di Roma, all'outlet a Castel Romano, e mi dura veramente tanto e mi piace tantissimo l'effetto.
metto bene bene anche alla fine per dare questo effetto, vedete, di più di occhio allungato e anche un pochino sotto. Uguale di là. Ok, volendo possiamo ripassarlo. Questo è fantastico, più lo ripassate veramente dà l'effetto ciglia finte. Dopodiché prendo questo pennellino qui con la terra abbronzante. Io mi trovo bene con questa, che ho anche questa da parecchio, che è la Desert Bronzing Powder di Pupa, di una vecchissima collezione, però il colore mi piace veramente tanto, che è questo. E vado a definire leggermente i volumi. Ah, non metto cipria proprio perché d'estate non piace sentirmi, diciamo, questo effetto super truccato. E poi perché questo fondotinta è veramente asciutto, non dà quell'effetto di appiccicaticcio, quindi non è veramente una seconda pelle e non ha bisogno di andare appunto ad applicare la cipria. Quindi se devo uscire così non me la metto proprio. Magari la sera, se ho un trucco un pochino più particolare e voglio magari che tenga di più, leggermente la metto qui nella parte del correttore. Se no, non è necessario. Metto qui. Vado a definire leggermente i volumi del viso e faccio leggermente contouring sul naso. Vado a stringerlo un pochettino di più in questa parte dove si allarga. E sfumiamo bene. Successivamente andiamo a mettere il blush. Mi piace tantissimo questa Sweet Cheeks palette di NYX. Mi piace tanto mischiare questi colori, questo arancio, questa terra e questo rosellino, che per l'estate fanno un colore veramente carino. Poi mettiamo un po' di illuminante, utilizzo il Soft and Gentle di MAC. Leggermente qui. Finire, mi tampono leggermente questo qui su le labbra, ma giusto per dare un accenno di colore, e poi metto un semplicissimo gloss. Quest'anno li ho rivalutati molto, infatti ho visto anche che comunque sono uscite anche diverse linee con i gloss, era un po' che, diciamo, non è che si vedevano tutti questi gloss in giro, questi effetti lucidi, perché ormai è molto più, diciamo, il make-up concentrato sulle tinte o sui rossetti opachi. Io cioè devo dire che è riandato, a me comunque d'estate piace tantissimo perché ha un punto luce in più e mi sembra che dia un po' più di luminosità anche all'abbronzatura. Allora, questo è il trucco finale, è il trucco che appunto sto utilizzando di più in questo periodo, veramente veloce, ma proprio quando non avete tempo, adesso io ho parlato, ma ci metto veramente meno di 10 minuti.
E niente ragazze, spero che vi sia piaciuto, spero che tutte le ragazze che mi seguivano prima tornino a seguirmi, spero anche di riprendere a fare, diciamo, abbastanza video, quindi di avere una certa regolarità come prima. E niente, io vi saluto, un bacio e alla prossima.